Finalmente mi hai fregato, Marco. Ho scelto di fare il medico perché ho sempre pensato che fare il medico fosse qualcosa di più di una professione, ovvero innanzitutto, per fare il medico bisogna avere una conoscenza, per fare il medico bisogna conoscere le patologie, ma conoscere anche chi la persona che viene da te e che ha la patologia. E quindi, in un certo qual senso, è un qualcosa di un po' diverso. E oltre che conoscerla, ricordiamo una cosa che oggi è un po' dimenticata: bisogna ascoltarla, ascoltare la persona. Ci dà quel quid in più, al di là di tutte quelle tecniche di imaging fantastiche o la genetica che sono a nostra disposizione. Ascoltarla vuol dire capire che percorso ha fatto e che percorso gli dobbiamo dare. Ne potrei raccontare tanti, qualcuno goliardico e simpatico quando studiavo, te ne potrei raccontare qualcuno goliardico, ma forse più sul professionale, quando ero specializzando, o ti potrei raccontare qualcuno il mio periodo a Londra che mi ha veramente formato, mi ha formato perché per la prima volta ti confronti con realtà diverse, ti confronti non solo professionalmente, ma anche come essere umano. Quello che mi viene sempre in mente quando si parla di un aneddoto può sembrare strano, ma è un caso che non è andato benissimo. Te ne potrei raccontare di tanti che sono andati meglio, ma probabilmente dai casi difficili, più complessi, tu impari come andare avanti, e quindi il messaggio è: non ci avviliamo quando le cose vanno male, ma cerchiamo di, in maniera resiliente, cercare di voltare pagina e fare meglio nel caso successivo. Allora, io credo che la pandemia ha influito sulla vita, di tutti noi. Ha influito sulla vita di tutti noi perché di fatto improvvisamente ci siamo trovati di fronte ad un evento a cui non eravamo preparati, nessuno di noi era preparato e di fatto ci siamo scontrati con le nostre paure, con le nostre difficoltà, con le nostre incapacità di gestire una situazione. Allo stesso tempo però abbiamo capito che in quell'occasione ti devi rimboccare la maniche, e anche dove non ci sono linee guida, noi oggi utilizziamo tantissime linee guida in medicina, dove non ci sono certe volte i mezzi, puoi sempre fare qualcosa. E in un certo senso probabilmente ci ha ridato un attimo la misura di chi siamo umani, e allo stesso tempo ci ha dato anche la misura di quello che possiamo fare anche in momenti di difficoltà. Psicologicamente è stato complesso per noi, è stato complesso per i giovani. Noi abbiamo lanciato come centro malattie rare un progetto che si chiama Mai più soli, che da allora ha visto una serie di persone che vengono seguiti dai nostri psicologi e non sono solo pazienti, sono anche medici. Quindi in realtà pazienti o medici siamo tutti umani e ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di una mano. Allora, anche questa è una bella domanda. Sono soddisfatto? Non si può mai essere soddisfatti. C'è sempre qualcosa in più che potevi fare, c'è sempre qualcosa che potevi fare diversamente, c'è sempre qualcuno che si aspettava qualcosa di diverso. Abbiamo fatto quello che in quel momento pensavamo fosse giusto e possibile fare. Lo rifarei, è la solita domanda, il solito refrain. Probabilmente ritornando indietro e senza conoscere la situazione di oggi mi comporterei allo stesso modo, e questo fa un po' parte di ognuno di noi, vuol dire che in un certo senso
siamo coerenti con il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire. Sono un uomo, sono un professionista, cerco di essere un padre, questo lo dico scherzando, nel senso che professionista certe volte è una P molto maiuscola che ti prende tanto tempo, ma allo stesso tempo c'è una P che forse è ancora più importante e non ci dobbiamo mai dimenticare, anche perché poi la famiglia è quello che ci permette realmente di fare quello che facciamo, essere quelli che siamo, avere anche la serenità di poter dare ad altri, però prima dobbiamo cercare di dare a noi stessi e ai nostri cari.